pedagogico infantile. Sì. E quindi tutti i bambini che stavano male, insomma. Migliorati psichici, sì. Migliorati psichici, che però adesso stanno bene. Benissimo, certo. Perfetto. Certo. La nostra leggenda invece è precedente a quando voi avete preso questo luogo. Chiaro, sì. Questo posto, quando è stato costruito? È stato costruito a metà del 1800, ma la Croce Rossa Italiana ne è diventata proprietaria nel 1952, alla fine degli anni 52, 50. 62. L'epoca buia è prima che voi prendeste questo posto, cioè ventennio tra quasi seconda guerra mondiale a fine anni 50. Non si sa bene chi prese questo posto in mano, se le suore, se chi, se i psichiatri, se i fascisti stessi. Non si sa. Si sa solo che questi bambini all'interno di questo centro, di questo ricovero, venivano, io uso la parola, torturati. Elettroshock, altre cure strane. Di questo non c'è assolutamente notizie e prove, anche perché non conosciamo esattamente quello che avveniva prima della proprietà della Croce Rossa Italiana. Un tempo era un ospedale psichiatrico infantile, oggi è un rudere abbandonato. Eppure c'è chi giura di aver sentito urla di bambini. Cosa si nasconde nel manicomio di Aguscello? Lo scopriremo con un sensazionale esperimento. Tra poco. Buonasera e bentornati a Mistero. Come sempre, cerchiamo di proporvi argomenti scottanti che non tutti vogliono trattare. Sarete voi a giudicare. La storia del manicomio di Aguscello è una storia terrificante, orribile. Abbiamo ottenuto i permessi per entrare dove pochi entrano e Marco si è andato. Io penso che sia una delle storie più inquietanti che ho raccontato a Mistero in questi 2 anni. E devo dire che quando siamo arrivati lì, la troupe ha detto noi non entriamo. Noi non abbiamo il coraggio, cioè non, no, è pericoloso, è, l'atmosfera è pesante, si respirava un'aria veramente... Sai, è una struttura che teneva, un manicomio che teneva e che ospitava delle anime innocenti, dei bambini. Ma possono essere tanti bambini matti? Ma non ci credo, non è possibile. E lì ci sono leggende che dicono e che raccontano di suore che facevano l'elettroshock, che torturavano questi bambini, che facevano esperimenti su questi bambini. Probabilmente, io penso, il senso di colpa che di tutti quelli che non hanno fatto niente per aiutare questi bambini, hanno creato la leggenda, hanno creato le anime che sarebbero imprigionate dentro questo luogo. Quando siamo arrivati lì, la troupe non voleva entrare. Dicevano è pericoloso, dicevano non me la sento. Capisco. Io ero lì, io ci sono entrato. Bravo. Ci sono entrato perché volevo toccare con mano, volevo ascoltare, volevo sentire, volevo che mi rimanesse sulla pelle la sensazione di quello che è successo negli anni 40 a questi bambini. Comunque la cosa che ti lascia è un'esperienza, è un'atmosfera veramente, veramente pesante da sopportare. Resta da capire chi sono i veri pazzi, i bambini o chi li ha rinchiusi. Vediamo il servizio.
Siamo in un luogo che sembra uscito dall'immaginazione di Stephen King, ma che invece è assolutamente reale. È un mistero nascosto tra le campagne padane e nessuno, prima di noi, ha avuto modo di indagarlo fino in fondo. L'ospedale psichiatrico di Aguscello, un paesino alle porte di Ferrara. Il posto è in rovina da ormai molti anni. Non si trattava di un manicomio qualsiasi. Qui un tempo erano rinchiusi dei bambini. Un ospedale psichiatrico infantile, dunque. Noi lo abbiamo ribattezzato l'ospedale delle piccole anime. Si dice infatti che alcune anime di quei bambini siano rimaste qui, come trattenute dalle sofferenze che i piccoli pazienti dovettero patire. Per capire se tutto questo è vero, ci siamo rivolti al CIO, Centro Investigazioni Occulte. Questo gruppo di ragazzi esiste dal 2003, affronta ogni caso con un approccio, con un'attenzione meticolosa e scientifica. Utilizzeranno telecamere a circuito chiuso, alcune ad alta definizione e altre all'infrarosso. Inoltre speciali macchine fotografiche ad alta sensibilità, sensori di calore e di movimento, misuratori del campo elettromagnetico, il tutto collegato ad un mixer audio-video. Prima che inizino le rilevazioni, voglio raccontarvi la storia di questo posto. Questa storia inizia negli anni 50, quando la scienza della psichiatria era ancora molto grezza. Come grezzi erano i metodi utilizzati per le cure. Secondo alcuni, i bambini, i piccoli pazienti, subivano dei veri e propri maltrattamenti. Erano bambini difficili, iperattivi, ipersensibili, irrequieti, come diremo oggi, ma venivano catalogati come veri e propri pazzi e subivano veri e propri esperimenti, terapie sperimentali, crudeli, elettroshock e cose del genere. È orribile, è mostruoso, pensando che erano dei piccoli bambini. Ma erano i metodi di cura che si usavano in tutto il mondo, in tutti i manicomi, in quel periodo. L'ospedale venne chiuso negli anni 70, ma alcuni raccontano che qualche anno prima della chiusura alcuni bambini e alcune bambine morirono tragicamente. E la loro morte è un mistero nel mistero. Al pian terreno dell'ospedale psichiatrico c'era questa giostrina su cui giocavano i piccoli pazienti. E di fianco a questa giostrina, sul muro di fianco, c'era una scritta inquietante. Chiunque farà girare la giostrina non riuscirà più a fermarla, poiché le anime dei bambini giocheranno in eterno. C'è chi giura d'aver visto la giostra girare da sola, udendo il pianto dei bambini accompagnati da una strana musica, una strana cantilena. L'ingresso all'edificio è stato murato. Per entrare e posizionare la strumentazione abbiamo chiesto la collaborazione del TESES, un gruppo di speleologi che si occupa di cavità artificiali. Angelo Cannella, tu sei uno dei responsabili del CIO. Il CIO esattamente che cos'è? È un'associazione che si occupa di svelare dei fenomeni paranormali. O di investigare. Esatto. O di investigare. Esatto. Come siete venuti a conoscenza di Aguscello? Questo si sa che era un ospedale pedagogico, quindi che curava appunto dei disturbi mentali da parte dei bambini. Ecco, curava questi bambini disadattati.
Ma le leggende quali sono? Allora, una leggenda, quella che colpisce di più, è questa di un bambino che in preda alla follia, si lanciò dall'ultimo piano e appunto morì. La leggenda dice che questo bambino tuttora giri all'interno del parco e qualcuno è riuscito anche a intravederlo. Si parla anche di un incendio del Si parla di un rogo in cui morirono dei bambini. Dei bambini, sì, furono abbandonati qui al loro destino da parte delle suore, delle monache che l'avevano in custodia. E quindi c'è anche quest'altra leggenda. Si parla anche di una fossa comune all'interno dello stabile. Quindi oggi che cosa farete? Grazie al Teses piazzerete delle telecamere infrarossi. Piazzeremo anche dei microfoni, quindi avremo un monitoraggio a 360 gradi, sia audio che video. Io entro col Teses a controllare dove vanno a piazzare telecamere e microfoni. Allora, siamo qui col Teses, stiamo per entrare dentro questo edificio. Questa è la piantina della casa. È tutto murato, però abbiamo un passaggio qua alle nostre spalle. Sì. Che ci porterà in quella che è la cantina, il piano seminterrato. Sì. Da qui cercheremo di risalire il più possibile lungo i vari piani. Quindi dalla cantina saliamo al pian terreno praticamente. Esatto. E a quel pian terreno andremo a fare un'ispezione del pian terreno. Certo. E poi vedo ci sono altri piani dove ci sono i dormitori, immagino. Sì. Però non sappiamo che cosa troveremo. No, e neanche in che stato sia questo ambiente, per cui bisogna andare con un po' di cautela. Perfetto, cautela. Con calma. Andremo a piazzare luci e telecamere infrarossi del CIO. Per controllare, sperimentare, investigare sulle possibili presenze di questi bambini, queste anime che non se ne sono mai andate. Andiamo. Andiamo. Faccio strada. Siamo nei sotterranei dell'ex manicomio infantile. Allora, armadi, insomma, soffitto, scritte ovunque. Cerchiamo il modo per salire sopra. E questa sembra l'unico accesso alla parte superiore, cioè la scala. Dai, vai. Io piazzerei una telecamera qua, ad esempio. Sono già... Sì, intanto. Piazziamo qua, guarda. Vieni. Passami il cavo. Sì, tira. Ecco, così. Ecco qua. Prima telecamera del CIO piazzata. Questa è la telecamera infrarossi. Se c'è una presenza, questa la riprende. Come si sta attenti che non crolli tutto? Andiamo con calma, osserviamo tutto. Questo è vero, sembra sangue. Ah, vedi, guarda, questa è la classica stella capovolta che veniva utilizzata per fare le messe nere. Ecco questa, è una classica segno da messa nera. Sì. Ecco, stiamo per avvicinarci al piano superiore. Ecco, questo potrebbe venire giù da un momento all'altro. Sì, per cui stare sotto non è la cosa migliore. Pianino piano. Vai. Ecco lì. E poi si sale ancora. Qui un piazzere in alta telecamera. Ecco qua. Alta telecamera del CIO piazzata, quella di Frarossi. Sì, è caduto dal tetto da sopra. È venuto giù, ha buttato giù il secondo piano, è crollato quello, ha buttato giù tutto. E questa la piazziamo? Possiamo mettere quella della scala che guarda. Andiamo. Sì. E qua è crollato tutto. Sì, è la rampa che si vedeva sotto che appoggia lì. Ah, c'è tutta la rampa lì e quella lì. Questa che va. Chissà se ci sono ancora le anime di quei bambini che hanno sofferto, reimprigionate qua. Se avessero ricevuto più amore non si sarebbero mai fermate qui.
E le telecamere, le luci del CIO le abbiamo piazzate, non ci resta che andare a controllare dalla postazione monitor se succede qualcosa, se qualche anima si fa sentire. A darci una mano in questo esperimento, una persona che come arma non usa telecamere o luci, ma la propria sensibilità, viene definita una medium, Enrica Brugo. Cosa vuol dire medium? Medium è colui che media con le capacità, le potenzialità della propria mente con quello che è un mondo invisibile. È possibile che gli spiriti di alcuni bambini siano intrappolati in queste strutture? Ci può essere la presenza dello spirito di qualche bambino. C'è chi l'ha visti, certo, c'è chi ha provato certo a inseguirli e non ha... Ecco, tu che cosa farai per questo esperimento? So che ci sono delle strumentazioni, ecco. E quindi posso essere un catalizzatore. Benissimo. E quindi con la mia presenza posso richiamare in qualche modo. Sarai tu solo a sentire e a vedere se qualcosa si presenterà, oppure attraverso un microfono potremo catturare... Certo. Meraviglioso. Certo, sì. Enrica, allora noi siamo nelle tue mani. Piazzati lì e io ti raggiungo e speriamo che tu riesca a catalizzare per darci una prova che lo spirito esiste. Va bene, Marco. Grazie. Ok. A dopo. A dopo. Stiamo per iniziare il nostro esperimento. Le telecamere e i microfoni del CIO sono pronti, la regia è pronta a registrare qualsiasi presenza si possa manifestare all'interno di questa casa. Ma prima di noi, altri hanno provato a scattare delle foto. Ad esempio, questa foto che ci è stata inviata al piano superiore, su questo muro un'ombra, quella che è stata definita probabilmente una suora o l'ombra di uno spirito. E in quest'altra, su questa ringhiera, invece in basso una piccola presenza di colore diverso. Ma invece un altro ricercatore, Giampaolo Stoppa, ha registrato all'interno di questa casa o all'esterno delle voci di bambini che dicono chiaramente delle parole comprensibili. Ascoltatele. Siamo pronti per il nostro esperimento. La medium è di fianco ad uno dei nostri microfoni, i microfoni che hanno piazzato il CIO, e il CIO è pronto a registrare ogni più piccola presenza, sia video da questa parte che audio. Sì, loro stanno registrando. Sì, io sento la presenza. Qua ci sono delle energie maschili, non ci sono solo energie di bambini. Ok, fallo tu per 10 minuti, poi vado a prendere. Va bene, d'accordo. No, glielo tremo io perché quando lei parla io lo devo premere. Questo non glielo ho voluto lasciare. Io intanto mi avvio dalla medium per vedere se la sua sensibilità, se la sua capacità è riuscita ad attirare qualcosa. Ma chi è? No, io non sto toccando nulla. Ma chi è che la muove? Perché sei mossa sul serio? Si è mossa da sola. L'hai vista anche te? Sì. Io non sono qua proprio, non sto toccando niente. Ma io non sto toccando nulla. Ma l'hai vista anche perché si è mossa? Sì, ma era quello alla fine che ha fatto lui. Ma io l'ho proprio vista muovere. Questa. Io ho visto quel seggiolino lì che se si muoveva quello si muovono anche gli altri. Erika, siamo nella stanza della giostrina. Qui sei venuta, dove c'era questo microfono, c'era la telecamera. Che cosa hai visto? Cosa hai sentito? Cosa è accaduto, se qualcosa è accaduto?
Certo, Marco. Io ho sentito in questa stanza della giostrina una energia molto, molto forte. Ho sentito un rumore, mi sono guardata attorno, ho guardato in alto. Non sapevo da dove provenisse, poi ho visto il seggiolino che si muoveva. Siamo accertati che non toccassimo nulla. Sì. Ed eravamo e hai avuto la sensazione che la giostrina si muovesse? Sì, l'abbiamo vista. Ma chi è qui? Dove? No, no, io non sto toccando nulla. Ma chi è quella mano? Che si è mossa sul senno? Si è mossa da sola. L'hai vista anche te? Sì, sì. E ho avuto la percezione proprio netta, chiara, di delle voci che dicevano siamo qua, ora. E ho sentito delle presenze, oltre che di bambini, anche delle presenze maschili adulte. Voci e delle manifestazioni fisiche sono la giostrina che si muove e lei, questo rumore che è allora, venuto. Il CIO, io adesso sì. Torno dal CIO per controllare. Certo. Se hanno visto qualcosa, se hanno registrato, certo, il movimento della giostra, se anzi. Per caso voi lì inconsapevolmente avete mosso la giostra. Senz'altro. Può essere. Può essere. E poi certo. Se hanno registrato queste voci. Siamo. Certo. Allora, Matteo, Angelo, abbiamo analizzato, abbiamo raccolto tutte le informazioni, tutte queste ore che abbiamo girato dentro le case attraverso i microfoni e attraverso le telecamere. Avete visto qualcosa di particolare? Perché la medium mi ha detto tre cose fondamentali. La prima cosa che ha sentito una presenza. La seconda è che ha ascoltato delle voci, ha sentito delle voci che dicevano siamo qua. Siamo qua. Intanto sulle voci, avete sentito qualcosa in cuffia? No, in cuffia non abbiamo sentito nulla, però comunque tutto il file audio dovrà essere analizzato in dettaglio. Però noi eravamo comunque in presa diretta e abbiamo seguito quindi i movimenti. Quindi se ci sono delle voci sono state registrate. Sì. Perfetto. La terza cosa fondamentale che la medium dice, certo in una stanza molto buia, molto, che ha visto la giostrina muoversi. Cioè noi realmente abbiamo visto questo breve movimento dalla giostra, di un seggiolino in particolare. Dentro c'era anche il nostro tecnico che ha fatto anche delle foto alla stanza e quindi ecco, era monitorata comunque la stanza. Quindi se ci sono delle fotografie a infrarossi immagino. Sì. Cioè... Comunque si voglia interpretare che cosa è accaduto qui questa notte, a noi resta il piacere, l'idea di essere rimasti vicini ai bambini e alle bambine che erano ricoverati qui. Non sappiamo quali sono state realmente le loro sofferenze, se le loro anime sono realmente intrappolate in questi luoghi. Se così fosse, ci auguriamo che quanto prima riescano a trovare pace. Di una cosa però siamo sicuri. Al di là della psichiatria e delle sue cure, antiche o moderne che siano, c'è un solo modo per dare una mano e per aiutare un paziente di un ospedale, di un qualunque ospedale, l'amore. La parola Adriano Forgione. Vediamo dove ci porta il mistero. Il professor Brad Carter, fisico dell'Università del South Queensland in Australia, ha comunicato che la stella Betelgeuse, una delle stelle più brillanti del nostro firmamento, appartenente alla costellazione di Orione, sta perdendo rapidamente massa. Questa perdita di massa porterà Betelgeuse ad esplodere in una supernova, un evento che gli astronomi danno come certo. Si sta dibattendo però il momento in cui questo accadrà. Brad Steiger è convinto che questa esplosione avverrà nel 2012, quindi a brevissimo tempo. Secondo Brad Steiger, vedremo nel cielo diurno due soli, in quanto la stella Betelgeuse apparirà appunto come un secondo sole, illuminando anche la notte. Inoltre, questa esplosione porterà il nostro pianeta ad essere investito da una doccia di neutrini.
Quanto ci preme sottolineare è che questa doccia di neutrini rappresenta una sorta di doccia energetica, quindi si collega appunto a quello che le profezie Maya indicano come una rinascita, una elevazione energetica proprio nel solstizio d'inverno del 2012. Inoltre la questione dei due soli è molto importante perché si collega ad una interessante profezia di Nostradamus collegata proprio alla fine dei tempi. La grande stella nel cielo brillerà per 7 notti. Nel cielo si vedranno apparire 2 soli. Il gran mastino urlerà tutta la notte quando il gran pontefice lascerà la sua terra. Questa quartina sembra collegarsi alla fine del papato ed è quanto in qualche modo viene comunicato anche dalla versione apocrifa del terzo segreto di Fatima. Ora, la profezia di Nostradamus e quanto predetto dallo scienziato sono in qualche modo vicini nel tempo, quindi non manca molto al momento in cui verificheremo se questo accadrà realmente o meno. Un'interessante scoperta relativa ai misteriosi cavalieri templari è stata realizzata nella cittadina di Alatri, in provincia di Frosinone, grazie al ricercatore Giancarlo Pavat. In collaborazione con l'amministrazione comunale e il sindaco di Alatri, Costantino Maiocca, sono state rese e messe a disposizione di questo programma le immagini relative a tale labirinto, che dimostrano in maniera assolutamente inequivocabile come anche il nostro paese fosse stato non solo interessato da questi cavalieri templari, ma la cittadina di Alatri era forse un luogo sacro molto importante all'interno di quest'ordine cavalleresco. La particolarità di questo affresco è che mostra un labirinto di grandi dimensioni, del tutto unico in Italia e forse in Europa. Infatti l'unico paragone è il labirinto presente nella cattedrale di Chartres, identico a quello di Alatri, ma posto su un pavimento e non quindi in forma affrescata. Il labirinto sappiamo essere un importante simbolo del percorso dell'anima, quindi i cavalieri templari probabilmente vollero realizzare un'opera che lasciasse ai posteri, comunque alle generazioni future, un messaggio di tipo spirituale, che è confermato anche dai simboli a corredo di questo cunicolo che era prima del tutto murato e quindi venuto alla luce in maniera del tutto casuale. Infatti si tratta di fiori a 6 petali chiamate margherite templari e vari cerchi concentrici che ritroviamo per esempio nelle urne funerarie presenti a Gerusalemme nel I secolo d.C. Chi era in Terra Santa che poteva testimoniare questo simbolismo se non i cavalieri templari, che probabilmente trassero ispirazione dalle simbologie presenti in queste urne funerarie di Gerusalemme e riportarono nel nostro paese, proprio ad Alatri, all'interno quindi di un monumento, di un edificio sacro che doveva in qualche modo provare la